Allora, con Pacifico Fanani, allenatore dell'Alianese, per parlare di questa cavalcata nel girone di ritorno dell'Alianese che con una settimana poi di anticipo è riuscita a vincere il girone B dell'Eccellenza. Allora, Pacifico, 14 partite con te alla guida, 10 vittorie, 4 pareggi, è arrivata questa promozione, la terza consecutiva per l'Alianese e diciamo che in questo momento sei tu l'artefice, sei tu il condottiero che serviva a questa squadra per vincere il terzo campionato consecutivo. Innanzitutto ti ringrazio dell'opportunità di avermi dato di questa intervista, ma voglio estendere i meriti di questa trionfale cavalcata che ci ha portato al primo posto con una giornata anche di anticipo a tutte le persone che hanno contribuito per questa stagione straordinaria. Chiaramente in primis metterei il presidente che mi ha dato la possibilità di allenare una squadra importante e una piazza importante come l'Alianese, Gianni Doni, il direttore sportivo Fabio Ciatti e il direttore generale Giusti Gabriele. Questi sono i tre personaggi che hanno creduto in me, hanno voluto dare una svolta alla stagione a un certo punto della stagione e tra virgolette il loro coraggio è stato premiato da questa meravigliosa rincorsa. Perché è stata una rincorsa importante, con tante difficoltà, però ora ci dimentichiamo tutto quello che abbiamo sofferto e giustamente siamo contenti e felici di aver conseguito questa promozione anche una giornata di anticipo. Quindi la stagione è stata la scelta autunnale è stata in questo caso premiata. Senti, ecco, doveroso anche, so che ti ha anche chiamato per farti i complimenti, anche una citazione giusta per l'allenatore che c'è stato prima, che tu hai anche detto in più occasioni, hai preso atto anche del suo lavoro che aveva fatto Riccardo Bracaloni, no? Penso che sia doveroso anche lui, no? Ha contribuito. Sì, no, più d'occasione l'ho già manifestato e quindi ho trovato una squadra pronta e dove, con dei ragazzi già preparati per fare cose diverse, che io ho proposto cose diverse che prima non facevano, però insomma la squadra era in salute e mentalmente pronta per svolgere un gran bel Ecco, lavoro come si è fatto. però io ricordo quando appunto Sciatti spiegò anche con di qualche difficoltà il motivo del cambio, perché cambiare un allenatore mi sembra terzo in classifica o quarto non è mai semplice, e perché devi giustamente anche dare delle spiegazioni e guardare più in là e tutto. Mi ricordo, ecco, che disse per ora ci serviva uno come Fanani, ce lo ha ridetto l'altro giorno quando lo abbiamo intervistato dopo la vittoria, ci serviva uno così, di una caratura superiore che avesse una mentalità vincente, perché lui ha già vinto in questa categoria. Ecco, tu cosa pensi di aver portato di tuo? Ma è di mio, io ho portato, che dire, subito pronti attenti via, ho cambiato il modulo di gioco. Secondo me questa squadra qui la vedevo con un altro metodo, metodologia di un altri schemi offensivi soprattutto. Quindi nulla, ho portato l'esperienza che ho maturato in questi anni di allenatore, nulla, e ho dato fiducia ai ragazzi, gli ho detto che siamo una squadra importante per la categoria e niente, poi dopo il lavoro di campo e la preparazione delle partite penso che Ecco, sia si stata una dice anche cosa che determinante. molto sia dipeso anche dal mercato, che è arrivato Pagano e altri giocatori, mi sembra qualche ragazzo giovane, ok, però ecco, Pagano è stato poi anche fuori, no? Per un periodo, quindi diciamo che è cambiato un po' tutto dopo. L'ossatura della squadra è rimasta quella d'inizio stagione. Gli unici innesti sono stati Pagano e Perazzoni a gennaio, però tra l'altro poi Pagano, per nostra sfortuna, ha fatto 9 partite e poi il resto delle partite non l'ha fatta perché si era fatto male. Però sì, ha contribuito al di là dell'aspetto tecnico, anche dell'aspetto caratteriale, Tu lo motivazionale. conoscevi bene, no? Per averlo già Sì. avuto. L'avrei avuto a Ghivizzano, però è stata, sì, la sua presenza ha contribuito notevolmente alla crescita di questo gruppo, però la squadra
è cresciuto. Dopo Natale ha avuto una crescita repentina che ci ha permesso di vincere tante partite di fila e di portarci primi in classifica dopo lo sconto diretto in casa con la Forte. Si è stata proprio la chiave della svolta della stagione, che ci ha permesso poi dopo di andare a fare le altre partite fatte bene, con entusiasmo, motivazione e voglia di lottare sempre tutte le domeniche, ci ha permesso poi di vincere il campionato una giornata d'anticipo. Senti, facciamo ora anche un passo indietro tuo personale, no? Perché ricordo, no, il tuo addio al Ghivizzano 3 stagioni fa, è una scelta anche magari non semplice, però pensasti che, mi ricordo che si era chiuso un ciclo, poi hai fatto il corso UEFA, quindi anche questo è un altro passaggio importante all'inizio della scorsa stagione. Ecco, poi avevi anche avuto qualche possibilità di rientrare qualche squadra, però hai preferito rimanere fermo proprio un anno e anche all'inizio di questa stagione, quindi ecco, scelte ben precise. Diciamo che l'Aglianese è stata la chiamata più bella che tu potessi ricevere, perché ecco, una piazza importante, una società ambiziosa. Non nascondo la mia soddisfazione per questa chiamata, perché è una società importante con l'Aglianese, con un trascorso, con una società giovane, ma una società vogliosa di far bene, e lo dimostravano i 2 campionati vinti in precedenza, sia quello di prima categoria che di promozione. Quindi la chiamata dell'Aglianese l'ho presa subito al volo, sono sincero. E già l'anno prima c'era già stato qualche contatto, però la scelta mia per quella stagione era quella di fare il corso UEFA, quindi di una scelta di prendere tra virgolette un anno sabbatico per ripartire l'anno dopo con nuove conoscenze legate insomma al corso UEFA a Firenze, che secondo me è il corso più importante con un allenatore Che ti ha arricchito e che mi ha molto arricchito veramente. Senti, ora c'è l'ultima partita da fare ad Anghiari, questa settimana chiaramente penso avrete un po' mollato certi ormeggi, però so che vuoi finire bene, no? Sì, no, la società mi ha chiesto di finire bene e poi di preparare bene anche la Supercoppa con la vincitrice dell'altro girone e la vincitrice della Coppa Italia Toscana, e quindi noi ci prepariamo chiaramente per far bene queste ultime 2 partite, rimanere imbattuti sotto la mia gestione, quindi cercare di non perdere domenica contro il Baldaccio, andare giù, fare una buona partita, se si vince meglio, però chiaramente l'obiettivo è quello ora di anche insomma valorizzare un po' tutta la rosa, valorizzare un po' tutti i giocatori e, come ho detto ieri, cercare di fare un po' di vetrina per tutti. Senti, doverosa l'ultima domanda, te la devo fare su quello che sarà adesso il futuro, perché futuro per l'Aglianese è la Serie D, quindi che cosa succederà? Farani resterà? Che idee hai? Chiaramente forse è ancora presto per parlarne. Sì, ancora prematuro, chiaramente tranquillamente posso dire che mi aspetto, insomma, e spererei insomma di metterci al tavolino e fare una chiacchierata per parlare del futuro, quello è chiaro, perché è un alto salto di qualità non da poco, anche sì, la Serie D è un campionato che allenamenti il giorno, che conosco, insomma cambiano un po' di cose, quindi cioè, mi aspetto e spero insomma che la società si faccia viva e cerchiamo insomma di se è possibile continuare il nostro rapporto. Io mi sono trovato benissimo con loro, una società seria, una società organizzata che ogni allenatore, secondo me, di queste categorie stima e reputa una piazza importante. Complimenti. Grazie.